grazie dell'invito agli organizzatori, sono felice di essere qua. Per me che sono di una cultura, di origine di una cultura nomade, nate in Somalia, un paese di commerci, ponti tra due mondi, l'Africa e l'Oriente, arabo, sino all'India, l'idea di avere un relatore che mi ha preceduto adesso, che citava sia insieme ai cattolici al mondo intricato dell'Islam, e anche l'Expo stesso che è stato citato più di una volta, non può che essere affascinante. Il mio lavoro, l'ultimo lavoro che sto portando avanti, parlo di Ibn Battuta, il Marco Polo di Oriente, che viaggiava come lui in cerca di luoghi, lingue, culture differenti. I poli si sono scontrati, anche ferocemente, ma allo stesso tempo, allo stesso modo, attratti dalla differenza o paradossalmente dall'uguaglianza. L'esposizione universale è sicuramente uno dei simboli della modernità, ma cioè, oggi più volte si è parlato dell'Expo. L'esposizione universale è sicuramente uno dei simboli della modernità, ma lo scambio di visite, di accoglienza, con i riti conseguenti, accompagna la convivenza dei popoli. E il cibo sintetizza perfettamente la dialettica dell'uguaglianza e della differenza. Cosa accomuna gli uomini più del cibo? E cosa li differenzia più del gusto? In un racconto, mi piace descrivere, un racconto descrive il rito del prendere un tè, dalla mia cultura una cosa semplice, ma che racchiude sapori, odori, tradizioni, culture, mondi diversi. Seduto su un divano, parola tra l'altro che ci arriva dall'arabo, che ci dice quanto siamo accomunati anche nella lingua. Il maestro scrive il divano occidentale orientale e dialoga a par suo con la tradizione della poesia persiana. Il prendere il tè assieme racchiude la forza di ospitalità immancabile in tutte le culture, il condividere il cibo, ecco l'ospitalità. Ospite è una parola bellissima, io scrivendo mi piace scoprire queste parole, ospite è una parola bellissima, infatti è bello scoprire che indica sia chi viene ospitato che chi ospita, che alluda soprattutto ai reciproci doveri dell'ospitalità. Trovo che sia straordinario come la lingua sia in grado di farci sentire i problemi che, con i suoi molteplici significati e continui rimandi. L'ospitalità, per esempio, dell'Expo sarà la sfida da vincere. Accogliere bene tantissime persone saranno e meglio è, più saranno e meglio è, per scambiarsi idee, progetti e ovviamente gettare le basi per ritorni economici. E l'alimentazione ripensata secondo logica sostenibile, come si è parlato molto oggi, sarà un'occasione fondamentale di ripensare anche complessivamente un nuovo modello di sviluppo. Non possiamo ovviamente dimenticarci però che l'ospitalità del visitatore, per esempio dell'Expo, convive con l'ospitalità che in questi giorni vediamo declinata nell'informazione, ancora una volta, nella forma dell'emergenza immigrazione. La campagna elettorale recente ha rivisto i toni centrati sulla paura dell'invasione degli sbarchi. Pur essendo considerata la porta dell'Europa, Italia non è tra i primi paesi UE per numero di richiedenti asilo. Considerando il numero di richiedenti asilo in rapporto al numero di stranieri residenti, l'Italia registra incidenze percentuali più bassa, ben al di sotto della media europea. Qualcuno affronta il problema in modo a dir poco scheletrico, con l'aumento di casi di scabbia come indicatore significativo nella situazione relativa ai flussi migratori nel nostro paese. Penso che sia grave come il dibattito rischi di diventare drammaticamente povero, ridotto al numero di sbarchi, ai centri di accoglienza pieni, ai profughi accampati nelle stazioni. L'Italia è ormai un paese multietnico, basta dare un'occhiata alle classi delle nostre scuole, ai reparti di maternità, ai luoghi di lavoro. Non ce ne rendiamo conto se non davanti alle statistiche. Una persona attenta a queste dinamiche e quindi che avrebbe dovuto interiorizzarle, mi ha raccontato un episodio che rende bene
come siamo ancora indietro. A una studentessa nera durante un esame in università ha chiesto da dove veniva. E questo, e questa, con un accento bergamasco e molto stupita, ha detto: da Bergamo, prof. La cosa che voglio suggerire è che dobbiamo assolutamente cambiare passo, che anche a sinistra ci si schiaccia sul problema degli sbarchi e dei centri di accoglienza. Quello che è un problema, quello è un problema straziante, importante, ma non esaurisce la questione. Gli immigrati in Italia ci vengono meno, non ci vogliono restare e incominciano ad andarsene. Questo sì è una sfida su cui riflettere, perché si è parlato sempre della torta da, come una cosa data, da dividere per la questione dell'equità, però i migranti possono allargare, anche aumentare questa torta come risorsa. Vi propongo solo alcuni spunti pensando alla definizione di cittadinanza data da Thomas H. Marshall come piena appartenenza ad una comunità. Marshall sostiene che la cittadinanza è un'estensione graduale di diritti. Il livello base sono i diritti umani, sì, oggi se ne è parlato anche di questi. Su questo tutti sappiamo come sia problematico conciliare accoglienza e rispetto e effettività dei diritti. Cosa fare dopo aver salvato in mezzo al mare le persone? Come tutelare i diritti di chi scappa dalle guerre, delle pulizie etniche, della mancanza di uno Stato che li protegga? Gli apolidi sono i senza città, appunto, senza cittadinanza, e il rispetto dei diritti umani va assolutamente garantito. Ma per chi si sposta semplicemente per ricercare un modo di vita più dignitoso e un futuro più per i propri figli, cosa dobbiamo fare? Il confine tra diritti umani e semplice accoglienza di chi emigra è sottile e va pensata adeguatamente. Non dobbiamo farci schiacciare sull'emergenza, ma affrontare il problema con politiche di accoglienza lungimiranti che medino tra un facile nessuno è straniero nel mio paese e la chiusura ostile a chi arriva alle nostre porte. Il secondo livello dei diritti per una cittadinanza piena sono quelli civili e politici. Qui basta accennare a come è difficile ottenere il voto per gli immigrati. È importante, cioè, si minimizza molto la partecipazione, ma è molto fondamentale. Quelli civili e politici, qui basta accennare a come è difficile ottenere il voto per gli immigrati, all'incertezza sui tempi di ottenimento della cittadinanza, la burocrazia, che per un italiano è un forte disagio e che per un immigrato in attesa della convalida di un visto è un incubo. Quante energia e anche immaginazione e curiosità vengano prigionati dalla burocrazia dal punto di vista per quanto riguarda le leggi nei confronti degli immigrati. Tanto c'è da fare e la sinistra lo deve fare. Il terzo livello di diritti che Marshall individua sono i diritti sociali, quelli che lo Stato utilizza per smussare le differenze economiche e sociali che le dinamiche del mercato generano. In questo caso molto si è fatto e in modo da garantire l'università di queste prestazioni e quindi una convivenza tra immigrati e cittadini. La sanità pubblica è un segno di civiltà, lo dico io perché è una delle risorse che lo Stato distribuisce, che non si tenga molto la questione, cioè non viene esclusa, non sono esclusi gli immigrati, ma partecipano all'offerta di questo tipo di servizio. L'ultimo livello di diritti che Marshall tratta solo marginalmente per motivi storici evidenti sono i diritti culturali, come tema delicatissimo, e ci sfida a mettere in gioco una riflessione aperta e acuta. La tensione tra uguaglianza e diversità, assimilazione e rispetto della differenza non ha soluzioni semplici e immediate. Il velo, i luoghi per la pratica religiosa sono solamente alcuni esempi di un lunghissimo elenco che oltretutto lungi dall'essere definito una volta per tutte. Qui sta una sfida difficilissima e che ha nel confronto intelligente con l'altro le basi per la sua soluzione. Dialogare, aprirsi al confronto per trovare ragionevoli soluzioni è un lavoro faticoso, ma probabilmente la cosa di massima soddisfazione per chi crede che la politica sia l'arte di mediare,
di convivere pacificamente, arricchendosi dallo scambio di posizioni e visioni diverse. L'Expo è forse l'occasione migliore. Accogliere milioni di persone per esporre come siamo e vedere come sono gli altri. Gettare le basi per una politica che non ha paura del confronto, ma che ne fa un punto di forza. Esponiamoci quindi. Grazie.